Eccoci qua, pronti, buongiorno a tutti, sono le 7 della mattina, Milano deserta ancora per poco, è il 24 agosto, sto andando in aeroporto a Linate per l'evento Honor a Parigi. Honor ci ha invitato, macchina Cinoteca, saremo presenti, vi mostreremo il nuovo top di gamma della casa cinese. Si sa praticamente già tutto perché, come sapete, è già uscito in Cina, quindi molti colleghi l'hanno preso, l'hanno già un po' spulciato, ma vedremo appunto la versione europea che cosa avrà, se avrà delle differenze o sarà identico in tutte le caratteristiche. Cosa importantissima, sto eseguendo, farò il videoblog con l'OnePlus 3 che sto provando. E quindi vedrete tutto quanto. Fotocamera da 15 megapixel, adesso usando quella frontale da 8 megapixel. Niente, autobus e poi Linate. Parigi, siamo arrivati, quale posto migliore per fare il video pre-evento? Siamo qui in giro, sono con i due ragazzi, il recensore più bello d'Italia, eccoli qua, siamo in giro, lascio la scelta ai posteri. Un caldo porco, siamo
in giro prima dell'evento. Molto belle le stanze dell'hotel, devo dire la verità, sono contro luce, non si vede un cazzo. È vero? Belle ma non bellissime, perché non ce l'hanno date, perché ovviamente non erano pronte. Detto questo, ripeto, siamo qua sotto la Torre Eiffel, stiamo passeggiando, poi andremo all'evento e niente, vedrete poi tutto quanto nei prossimi video. Volevo ricordare, perché prima sono stato un po' di sfuggita, che tutti questi video sono stati girati, vengono girati con la fotocamera frontale e la fotocamera posteriore del OnePlus 3. Quindi questo poi servirà anche per giudicare questo telefono, che poi vedrete nella nostra video recensione completa. Continua il giro, scattiamo foto, cazzeggiamo per Parigi prima dell'evento Honor, il nuovo top di gamma Honor 8. Ciao! E ci siamo all'evento Honor, siamo entrati dopo veramente tantissime peripezie, lasciamo perdere, abbiamo avuto grossi problemi, almeno io personalmente ho avuto grossi problemi con la camera e con l'hotel, però a parte questo un po' pezzato perché fa un caldo, passiamo una giornata fantastica. Siamo qui all'evento Honor e stiamo aspettando di appunto vedere il nuovo Honor 8, anche se in realtà, come vi ho già detto, bene o male si sa un po' tutto, e quindi vedremo solo se ci saranno delle novità magari per la versione europea. Comunque Honor veramente ha organizzato il tutto in un posto bellissimo, adesso cerco di farvelo vedere, io andrò via, ma chi se ne frega, perché il posto veramente merita. Una mega piscina con mille milioni di cabine da tutte le parti, io spero veramente che il sonoro si senta, testeremo anche questo. La gente, le persone stanno arrivando e quindi tra poco entreremo nel vivo. Ciao! Eccoci qua ragazzi, sono nella mia camera d'albergo, l'evento Honor è finito, siamo in questa bellissima camera ospiti appunto di Honor, che io ho già incasinato con tutta l'attrezzatura. Vedete lì il computer, perché ho appena finito di caricare l'anteprima di Honor 8 con un piccolo confronto con il Huawei P9. Tra l'altro ci hanno dato un bellissimo media kit che contiene
proprio l'Honor 8. Quindi partiremo già da stasera con i test, con le fotografie. Sarò molto curioso di vedere come il confronto proprio con il P9, visto che, come dice la scatola stessa, è powered by Huawei. Però la differenza di prezzo rispetto al P9 è decisamente importante. Quindi voglio capire se questa differenza effettivamente ha un motivo. E quindi testeremo un po' bene la situazione. Dicevo, non ci sono state grosse novità. Honor 8 già si conosceva perché appunto era stato presentato già nella versione asiatica. L'unica grossa novità è per l'appunto che Honor comincerà anche in Europa a vendere i propri prodotti non solo online ma anche in negozi fisici tipo MediaWorld o Fnac. Niente, io adesso mi preparo, mi sono fatto la doccia perché è stata una giornata lunga e soprattutto caldissima qui a Parigi, quindi adesso vado, mi incontro con gli altri ragazzi perché noi abbiamo spiluccato, abbiamo mangiato poco durante l'evento, quindi abbiamo una fame, io principalmente ho una fame pazzesca, quindi ci prepariamo e mi preparo, mi finisco di asciugare i capelli, quei pochi che mi rimangono. E poi andremo per una visita di Parigi by night. Ciao! Siamo in aeroporto, stiamo aspettando di imbarcarci per tornare a Milano. Purtroppo anche questa esperienza qui a Parigi però non è finita. E niente, è stato molto bello, io abbiamo fatto un giro a Parigi by night. Purtroppo non sono riuscito a fare i video perché tra una cosa e l'altra non si sono riuscito, ho voluto godermi principalmente la città. Tra l'altro ho fatto anche cadere il OnePlus, quindi ho fatto anche un piccolo crash test. E adesso siamo qui, c'è chi a modo suo nell'area PlayStation gioca a giochi a cui Malissimo. non ha mai giocato e quindi fa finta Sì, di no, ci prova. non abbiamo neanche capito le regole ancora. Sto giocando Sei Play neanche My Life. 46 minuti, un gol. Però è ognuno, però bella la zona di PS4 qui a Orly. C'è anche Luca Viscardi Voilà, che giù, 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 sta giù. cercando di fare il fondoschiena alla Roma. Ma Ma non vedete che stanno riusciamo, continuando. non riesco a vedere se ci sta riuscendo. 1-0, 1-0, 1-0 1-0 per loro. per loro. Vabbè, sei lì però, già Ci sei siamo, anche in ci siamo, attacco. ci siamo. Quindi. E niente, quindi aspettiamo di imbarcarci e tornare a Linate poi per ritornare alla vita quotidiana. Un saluto e ci vediamo a Milano. Eccoci qua, atterrate a Milano, tutto bene, tutti sani e salvi. Io mi sto dirigendo verso casa mia, siamo al momento dei ringraziamenti, spero si sente, si sentirà più la valigia che altro. Ringrazio innanzitutto ovviamente Honor per averci invitato, per averci coccolato, vado anche al sole, ecco qua, per averci coccolato soprattutto per questo fantastico evento a Parigi. Mi dispiace non aver potuto stare un po' di più a Parigi per godermi un po' di più la città, che era un sacco di tempo che non andavo, ma va benissimo così, ci tornerò. E niente, ringrazio soprattutto anche i compagni di viaggio, tutti gli altri blogger, in particolare Andrea Ricci, Emanuele Capone, che sono stati veramente troppo simpatici, e Andrea Galeazzi perché mi ha aiutato a fregare EasyJet, però non vi dico nient'altro perché sennò poi mi vengono a cercare. E niente, direi che è proprio tutto. Io vi ringrazio, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Come sapete non sono usuale a fare questo tipo di video, però se dovessero piacervi, io pian piano prenderò un po' più la mano. Quindi fatemi sapere i vostri suggerimenti, i vostri consigli, condividete per farmi capire se vi piacciono oppure no, mettete like e quant'altro. Io vi ringrazio, un saluto da Francesco Colonna per Tecmachi e Nocchioteca.net. Ciao!